L'ordine era di prendere l'hotel e non di evacuare dei civili. Chi ha deciso di soccorrerli? Pensavamo di avere tempo, signore. Se ben ricordo, è Turner che dà gli ordini, non sei tu. Comanda lui adesso? No, signore. Ho deciso io. È colpa mia. È colpa di tutti e due. L'ultima cosa di cui ho bisogno di preoccuparmi è che due dei miei migliori uomini non seguano gli ordini. Stiamo per cominciare l'operazione più importante della guerra. E vi ricordo che saremo noi a condurre l'offensiva finale verso il re. Dobbiamo ripulire un'intera foresta per far passare il convoglio. Da adesso in poi pretendo il meglio da voi. Alzate quei puni insubordinati e pronti a marciare. Sono passate 3 settimane. Siamo nella foresta di Urtgen a sgombrare il passaggio del convoglio verso il Reno. Devo confessarti che purtroppo ho aperto solo ora la tua lettera. Se è finita, ti consoliamo noi. Te l'avevo detto. College, lascialo parlare. Dice che è incinta. Wow! Ehi! Hey, che notizia! Bene. Daniels sta per diventare papà. Lei ha cercato di dirmelo, ma non ero pronto a sentirlo. Ho capito. Mi faccio una tazza di caffè. Fatemi compagnia, lasciamolo in pace. Ma io non voglio il caffè. Invece sì. Sono al 5° mese. A volte provo una speranza che non so descrivere. Perdonami se te lo dico solo adesso. Ci ho provato il giorno in cui sei partito. Voglio tutti intorno a me! Dov'è Daniels? Devi sta parlando. Andiamo. Arrivo! Hürgen è un posto buio e quasi impenetrabile. La missione è occupare il colle 493. Una volta arrivati, domineremo tutta la valle. Per dei soldati comuni sarebbe un'impresa impossibile. Ma la divisione vanta una lunga storia di primati. Nella Grande Guerra siamo stati i primi a respingere un attacco tedesco, i primi a contrattaccare, i primi a superare il Reno. Nulla ci ha mai fermati e nulla ci fermerà. Tenente, ricorda ciò che siamo. Siamo pronti a tutto, a qualsiasi sacrificio. Prima il dovere. Dillo più forte. Siamo pronti a tutto, a qualsiasi sacrificio. Prima il dovere. Ben detto. Adesso pronti all'azione. Prima il dovere. Si torna nel tritacarne. Amen, fratello. Si parte tra 5 minuti. Ehi, Daniels, puoi farmi un favore e portare da mangiare a Willis? Sta sorvegliando il perimetro. Va bene. Grazie mille. Buongiorno, soldato. Giorno. Un omaggio dello chef. Solo per i migliori, eh? Grazie. Com'è la situazione? Guarda tu stesso. Quelle armi non mollano. Attaccano di continuo. So che oggi le farete tacere. Questo è il piano. Allora buona fortuna. Grazie. Primo plotone in movimento. Adunata! Bene, l'obiettivo è eliminare l'artiglieria sul colle per controllare la foresta. Per prima cosa ci uniremo con il secondo plotone al fiume e da lì attaccheremo. Che tipo di resistenza troveremo? Pesante. Soprattutto il ponte sarà. Davis ha messo su il più grande convoglio corazzato della storia. Se con questo i crocchi non se la fanno sotto, nulla ci riesce. È ancora lunga fino al re. Per questo occhi dobbiamo aperti. Colpire quelle armi. Siete nella fabbrica della morte. Il freddo la vecchia ferita si fa sentire. Sembra forse tua nonna. Ora che ci penso. Baciami le chiappe gelate. Preferirei quelle di mia nonna. No. Marcia! Come stanno i tuoi? I bastardi non ci mollano. La prossima ondata sarà qui a Momia. Primo plotone, dobbiamo aiutare i nostri colleghi. Allestire le difese! Prendete le mine e preparate le mitragliatrici. Barclay, Cooper, andate al ponte e segnalate qualsiasi movimento.
Bisogna rafforzare quelle difese! Piazzate quelle mine! Signore, non dovremmo attaccare l'artiglieria al colle 493? Non possiamo esporci troppo. Avanzeremo al punto d'incontro solo quando il ponte sarà sicuro. Giudicare da queste buche non sarà facile. Qui non c'è niente di facile, soldato. Vedete i denti di drago tedeschi? I nostri carri non possono passare. Sì, penso servano a quelli. Dalla nebbia escono dei crucchi. Al riparo, posizioni difensive. Teniamo duro. Posizioni d'attacco. Ingaggiare! Fuoco! Si avvicinano da sud. Grande Daniels, l'hai quasi distrutto! Daniels, cerca un Panzer Frank! Ho trovato un lanciarazzi tedesco! Bene, ora attacca quel Panzer! Panzer eliminato! Stanno stampando! Posizione nemica avvistata! Si ritirano! Ben fatto, da questa Daniels. Parte! Primo plotone, con me! Daniels, vieni qui! Andiamo! Daniels, ho munizioni! Tutti con me! Formeremo due squadre, chiaro? Pearson, vai a nord, supera il ponte e raggiungi il colle. Io seguo il fiume con l'altra squadra e vi copro le spalle. Appuntamento ai piedi del colle 493. A presto. Fa attenzione là fuori. Ah, anche tu. Spero che dividersi sia stato saggio. Se i crocchi attraversano il fiume, l'intera missione sarà a rischio. Per questo dobbiamo guardare le spalle a Pearson. Quanto manca al punto d'incontro? Presto saremo ai piedi del colle 493. Dobbiamo...
Dobbiamo farli fuori, ma quelle sono armi potenti. Prendiamoli ai fianchi. Ok, Daniels, al tuo segnale. Fuoco! Primo plotone, avanti! Daniels ci copre con il fucile di precisione. Daniels, ho munizioni! Sono a corto di munizioni! Avanzare! Siamo bassi, non troppo vicini! Prisa in movimento! Sono a secco! Ricarico! Muoversi! Muoversi! Stanno scappando! Seguiteli! Dai, andiamo! La conta è nostra, Tecco! Andiamo! L'artiglieria è una trappola! Muoversi! Muovi l'artiglieria! Via! Via! A sinistra! A sinistra! A sinistra! Attività nemica più avanti! Alzati, Red. So quanto sei forte, perciò alzati e torna a combattere. Non puoi mollare, né ora, né mai.
Paul! I crocchi arriveranno a momenti. Mostra di che pasta sei fatto e rimettiti in piedi. Ho paura di non farcela. Devi farcela. Per Hazel e per tuo figlio, Red. Alzati! Lo farò. Ovvio, tu sei uno che non si arrende mai. Ho fiducia in te, fratello mio. Paul! Paul! Ci vediamo a casa, fratellino. Devo trovare il punto d'incontro. Merda. Merda! Spero che sia finita.
nostri serve supporto. Subito, signore! Alla porta, ti copro io. In queste condizioni non serve molto. I Crookie l'avranno abbandonato. Crede che torneranno? Spero non tanto presto. Vedi qualcuno dei nostri? Negativo. Spero che siano arrivati al punto di incontro. Ascolta. Acqua. Non è vicino. Spero che i nostri siano al riparo dall'artiglieria. Li aiuteremo. Puoi starne certo. Ecco il fiume. Ci basta seguirlo fino al punto di incontro. E poi distruggere quelle armi. Cecchino! È in quel bunker. Dobbiamo stanarlo. Stai basso. Con me. Giù la testa! Aiutatemi! È uno dei nostri. Controlla i lati. Forse possiamo raggiungerlo. Non riesco a muovermi! Qualcuno mi aiuti! Devi aiutarmi! Ti porteremo in salvo! Lo salveremo, ad ogni costo! Dobbiamo sbrigarci! Non riesco a muovermi! Possiamo provare a beccarlo da qui. Io lo distraggo, tu vai a stanarlo. Copro le spalle. Non è solo! Non posso camminare! E a terra! Ben fatto, Daniels. Muoversi. Con me. Zona sicura. Ma quel soldato non doveva morire. Andiamo. Manca poco al punto di incontro. Spero che i nostri siano arrivati. Sparano! I nostri devono essere vicini! Svelto! Stanno uscendo! Eccoli! Sono ore 11! Andate! Via! Facciamo attenzione! Hanno armi pesanti al riparo! Stiles, sei tu! Tenente, ci tengono bloccati! Daniels, aiutiamo il nostro plotone a controllare l'area! Subito! Davanti a noi! Altri di Campbell! Questa è la mia!
Prendi delle munizioni, Daniels! Signore, mi servono altri colpi! Occhio, Daniels! Nella segheria, secondo piano. Avanti! Dobbiamo occupare l'area! Fumogeni, Daniels! Qui ho granate fumogeni! Si stanno muovendo! Perfetto, Daniels! Squadra, radunarsi al ponte! Useremo il mulino come punto d'appoggio! Appena arriva Pearson, avanziamo al punto di incontro! Arrivo, signore! Siamo fissati con i ponti! Prendi delle munizioni, Daniels! Ricarico! Dritto in testa! Granate e fumogeni, Daniels! Facciamo attenzione! Svelti! In movimento! Frizza in movimento! In movimento! Arrivano da nord-est! Ho fumogeni e granate per te! Ne arrivano altri! Non dobbiamo perdere questa posizione! Let's
munizioni! Fuoco! Granate fumogeni, Daniels! Si ritirano! Li abbiamo respinti! Attenti! Appena Pearson sarà qui, procederemo al punto di incontro. Stiles, Daniels, con me! Resteremo qui fino all'arrivo di Pearson, poi prenderemo il colle insieme. Se non ha già superato il mulino per andarci da solo, non ha abbastanza uomini. Questo non l'ha mai fermato. Aspetteremo qui! E questo è quello che faremo. Col dovuto rispetto. Ma se Pearson fosse davvero andato da solo? Ci penso io, Daniels. Ho un brutto presentimento. Sai come il plotone di Pearson è stato massacrato a Kasserine? Pare che la storia si ripeta. Spero di no. Voglio sapere cos'è successo. Io non ho le palle di chiederlo a Turner. Ma conosco uno che le ha. La missione è distruggere l'artiglieria tedesca tutti insieme. Ma appena Pearson potrà, entrerà. Al diavolo la squadra. La tensione è alle stelle tra Turner e Pearson. E sta per scoppiare.